Salve a tutti e ben ritrovati sul mio canale di cucina, cucinando per caso e per passione. Oggi il piatto è sformatini di patate con insalata mista e olive. Facciamo degli sformatini di patate molto simpatici, perché ognuno avrà il suo sformatino, quindi anche facili da preparare, si possono preparare prima e infornare al momento, veramente carini. E anche, diciamo, di facile esecuzione. Gli ingredienti sono 400 g di patate che io ho lessato e passate nello schiacciapatate, non nel passaverdure, mi raccomando. Un cucchiaino di prezzemolo tritato finemente, un uovo, un misto, abbiamo un 100 g circa, tra mortadella, prosciutto cotto e salame. Scegliete poi voi cos'altro volete mettere. Un 100-150 g di fior di latte, bello asciutto, mi raccomando. Sale, pepe, farina per la nostra pastella per l'esterno con il latte, poi vi dirò quanto negli ingredienti, e pan grattato e olio extravergine. 2 cucchiai di pecorino. Ho messo le patate nell'acqua e adesso le lavo bene. Se ci dovesse essere del terriccio, vedete, io ho questi spazzolini che normalmente si usano per le unghie, che chiaramente uso solo per la cucina, e le spazzolo in questo modo, in modo da levare se c'è della terra, perché poi questa terra andrà nell'acqua, e se casomai si dovessero crepare le patate, beh, tutta la terra va a finire nelle patate, e poi leviamo anche molte impurità in questo modo, e continuiamo così fino a quando non le abbiamo lavate bene. Una volta lavate con il nostro spazzolino, casomai c'è della terra, adesso riempiamo d'acqua e mettiamo sulla fiamma. Ho messo le patate sul fuoco, vedete, le ho coperte di acqua, e adesso metto un pizzico di sale, proprio un pizzico, e le copro in questo modo, in modo che se casomai cominciano a bollire con un po' più di forza, l'acqua non fuoriesce. Nel momento in cui bollono, noi controlliamo, abbassiamo un poco e chiudiamo, in modo che non si consumi l'acqua. Mettiamo nelle nostre patate il prezzemolo, il nostro uovo, due cucchiai di latte, proprio 1 e 2, cominciamo a girare, ci aggiungiamo il sale, il pepe se piace e tutti i nostri salumi che abbiamo tagliato a pezzetti piccolini. È praticamente come se stessimo facendo un gattò, è la forma che varia praticamente. E poi invece di mettere la mozzarella a pezzetti, la mettiamo praticamente al centro una fetta. Ecco, è pronto, ve l'ho detto che è facilissimo. Aggiungiamo pure i 2 cucchiai di pecorino e adesso incominciamo la nostra composizione. Io sto facendo una pastella con 70 g di latte e 4 cucchiai di farina, un po' di sale. Questo ci servirà per assemblare e per lavorare i nostri sformatini. Ecco qui, non deve essere troppo cominciamo ad assemblare. Allora, prendiamo il nostro coppa pasta, ci mettiamo alla base un po' di pan grattato, qualche goccia della nostra pastella, così, molto velocemente, poi prendiamo una parte del nostro composto, lo bagniamo sotto e lo poggiamo qui e
premiamo. Dobbiamo fare un primo strato praticamente. Poi prendiamo la nostra mozzarella e ce la mettiamo al centro. Voglio farvi vedere praticamente, vedete, adesso ho fatto questo strato, adesso metto quest'altro strato sopra, premo bene, copro tutto, poi mi bagno le mani nella pastella, bagno la superficie, e ci rimetto il pan grattato, in questa volta sopra invece che sotto. Premo bene, mettete abbondante pan grattato in modo che si assorbe bene, e adesso leviamo il nostro coppa pasta. Ecco qui. Adesso prendiamo la nostra pastella sempre, ce la mettiamo torno torno con molta delicatezza, adesso ci prendiamo il nostro pan grattato e ce lo mettiamo torno. Ecco qui, vedete così, in modo da fare anche i bordi laterali. Lo possiamo fare anche piegando un po' il piatto, vedete così, e ce lo mettiamo torno torno praticamente. Ecco qua, spostiamo un po' il tutto, e adesso con una palettina mettiamo il nostro sformativo nella nostra teglia per il forno. Ecco, vedete, ho messo la mia palettina sotto, adesso lo adagio nel nostro tegame. Adesso mettiamo un po', io già ho messo un po' di olio sopra, un po' sopra. Allora, questi sono i nostri sformatini e sono, diciamo, una grandezza per persona abbondante. Adesso ne facciamo qualcuno più piccolino da poter mettere insieme ad una carne oppure insieme a delle insalate o a delle fritture. In alternativa, vedete, a posto dell'olio extravergine possiamo mettere dei ciuffetti di burro sopra e un po' di burro spalmato anche sotto, in modo da arricchirli un poco, visto che non c'è burro nell'impasto. Sempre 200 gradi, mi raccomando, devono diventare belli croccanti in superficie. Devono fare una bella crosticina. Il nostro sformatino di patate è pronto per essere servito, caldo, con un'insalatina mista con olive. Buon appetito!